Certo, Arma è realmente molto importante perché sta aprendo un ventaglio di opportunità, di visioni dell'Italia nel mondo che, come ha detto il Presidente, stanno crescendo e potranno migliorare. E andiamo nello specifico della formazione, su una tematica molto particolare che è quella dell'analisi sensoriale, degli assaggiatori, perché io credo che nella formazione, nel mondo della gastronomia, nel mondo della cucina, nel mondo della pizza, bisogna ragionare in termini socratici. Socrate diceva so di non sapere, che è la base della conoscenza. Quando uno si occupa di questi temi capisce che c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare, un prodotto da capire, un abbinamento nuovo, una conoscenza nuova. E su questa tematica il tema multisensoriale di come si possono comprendere al meglio i sapori, di come si possono assaggiare le cose, di come si possano fare delle analisi sensoriali, multisensoriali, perché ci sono cinque, forse anche più sensi, rappresenta un tema estremamente interessante. Quindi io darei la parola alla professoressa Bagna, Novella Bagna, che ci parlerà di queste tematiche. Buonasera. Parlare di sensi, tanti sensi, non è semplice. Spesso e volentieri l'analisi sensoriale viene associata alla degustazione. Qui facciamo una piccola attenzione. La degustazione è una cosa, dove c'è un qualcuno che ti dice che cosa devi trovare in un prodotto, che sia un vino, una birra, una pizza, quello che credete. In realtà nell'analisi sensoriale si usano tutti i cinque sensi e è un gruppo di persone formate in analisi sensoriale, cioè nell'utilizzo dei sensi, non che un semplice consumatore non sia in grado di utilizzare i propri sensi, ma probabilmente, spesso e volentieri, questi sensi non li usa nel migliore dei modi, non ci fa caso. Quante volte ognuno di voi che è seduto qui di fronte a me ha il raffreddore e si accorge di non poter utilizzare i sensi perché non sente niente col raffreddore? Solo col raffreddore ci rendiamo conto. E durante tutti gli altri giorni dell'anno che fine fa il nostro naso? Dobbiamo farci un pochino più caso. E quindi ultimamente l'analisi sensoriale, l'assaggio in generale, viene spesso collegato alla qualità del prodotto. Qualità del prodotto cosa vuol dire? Vuol dire sicuramente un prodotto italiano, vuol dire sicuramente la ricerca non tanto della ricetta ideale, del prodotto più di qualità, ma vuol dire ricerca della percezione. Spesso e volentieri mi ritrovo dei consumatori che non sanno esattamente cosa sia la qualità ed è difficile da spiegare. Che cos'è esattamente la qualità? La qualità è l'insieme di tante cose. E personalmente, come Centro Studi Assaggiatori, lavoriamo moltissimo nella qualità e abbiamo portato avanti un discorso molto interessante sul mondo del caffè. Vi porto questo esempio che forse è facile da comprendere. Quante volte voi, durante la giornata, alla fine, all'uscita da un ristorante, bevete un caffè? E se questo caffè non è buono, voi tornate in quel posto, difficilmente, però non ci riflettete sul gusto che vi ha lasciato questo caffè. È importante parlare di formazione, di quello che è buono, quello che piace al consumatore e quindi parlare di quello che è la qualità percepita in riferimento alla qualità erogata, quindi dal pubblico esercizio da una parte, dall'altra parte il consumatore come percepisce questa qualità. Non sempre è facile. Beh, nel mondo del caffè c'è un'associazione che è bellissima, che si chiama INEI, Istituto Nazionale Espresso Italiano, coadiuvata da un istituto di assaggiatori di caffè che crede fortemente che la qualità del caffè non stia tanto nella miscela in sé per sé, ma nella miscela sì, sicuramente, il mix del prodotto, ma anche da chi fa questo caffè e dall'attrezzatura che viene utilizzata. Noi entriamo in tantissimi bar locali dove la macchina è sporchissima e quindi non si può pretendere la qualità di un prodotto. Questa è la qualità ed è importantissima e anche chi
fa il caffè, deve saperlo fare. Prima del convegno parlavo con un signore che mi diceva il caffè è buono solo se è fatto con una macchina ben specifica. Siamo a Napoli e quindi il caffè si fa così. Sì, è vero, hai ragione, ma se il nostro operatore non sa usare la macchina, e sto parlando delle macchine a pressione, quelle di una volta, no? Se non la sa usare, ci brucia il caffè. E cosa ci rimane di questa esperienza, piccola o grande che sia? L'amaro in bocca. E questo sicuramente non è positivo, assolutamente. Quindi, e mi riallaccio al dottor Malanca piuttosto che alla dottoressa Rabaiotti, la formazione è fondamentale. Fondamentale in che senso? Nell'insegnare la qualità del prodotto, quindi noi come centro studi, oltre ad occuparci dell'analisi sensoriale presso Alma, dove anche stamattina con il dottor Malanca abbiamo affrontato l'argomento, bisogna andare a fondo, cercare di capire il perché del prodotto. Siamo tutti bravi a fare qualsiasi cosa volendo, anche in cucina volendo, uno si può improvvisare poco. Però se non conosce a fondo la materia prima, vuol dire per esempio storia della cucina, cultura del prodotto, deve conoscere anche quello che si percepisce in un determinato prodotto. È facile, cambiando completamente il discorso, parlare di basilico. Però tra un basilico cresciuto in serra e un basilico vero di stagione c'è una bella differenza. E sì, è vero che il consumatore lo sa riconoscere, però è fondamentale andare a riscoprire la qualità. E la qualità spesso e volentieri è collegata ai nostri sensi. Quindi la cosa che io mi auguro anche per il futuro è che noi andiamo a ricercare sempre più la qualità del prodotto. E questa è la mia missione, diciamo, da 15 anni a questa parte che faccio questo lavoro, ricercare la qualità del prodotto aiutandomi con i miei sensi, perché sicuramente i nostri sensi sono la prima cosa di cui ci possiamo fidare. Grazie. Allora, prima si pensava che il colore del Made in Italy fosse il blu, no? Gli azzurri, la squadra azzurra, poi pensando a Valentino, al rosso Valentino, al rosso della Ferrari, il rosso è diventato un pezzo del colore del Made in Italy. Adesso con Rosso Pomodoro continuiamo questa linea di rossi, un'azienda che sta crescendo in tutto il mondo e che fa di quella qualità sensoriale che diceva la professoressa un elemento fondamentale. Pensate, aprire un ristorante a Reykjavik in mezzo ai fiordi, all'acqua, e fare la pizza portando l'acqua di Napoli. Quindi mi sembra che questa esperienza di Franco Manna, amministratore di Rosso Pomodoro, sia estremamente interessante. Mi piace che lui la faccia qui a Parma, perché Parma è stata la città che ha dato a Rosso Pomodoro, dopo Napoli, la capacità di andare avanti, di espandersi in questa grande crescita che gli auguriamo continui. Sentiamo come la formazione, come la conoscenza facciano parte anche di questo grande gruppo internazionale.